Io dovrei prendere. Dirlo anche no, a no, no, facciamo, tu devi, facciamo... no, devi prenderla e basta, non devi dire niente. Okay. Se vuoi dire qualcosa, dillo. Ok. Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video, ragazzi, oggi faremo un gioco di abilità come speciale per Halloween. Quindi qua sotto abbiamo le zucche e l'abilità sarà nel riuscire a disegnare, quindi intagliare, la cosa che vorremmo che ci venisse regalata. Quindi come vedete le zucche sono tre, perché faremo il gioco io, Veronica e il cameraman Matteo, eccolo qui. E quindi adesso siamo a Dubai, purtroppo non potevamo farlo prima, quindi dobbiamo farlo qui, ma qui c'è praticamente tutto, quindi qualunque cosa loro intaglino dovrebbe esserci, esistere. Quindi ragazzi, adesso abbiamo due camere d'hotel, ognuno si metterà in una propria camera e in un proprio angolo e iniziamo a disegnare. Ah, comunque abbiamo i coltelli, che dove sono i coltelli? E i cucchiai per togliere la roba dentro e anche i pennarelli per segnare, che poi queste sono zucche, come vedete, fatte apposta, che in Italia non le ho mai viste, ma qua sì, c'è scritto Halloween sotto e sono proprio fatte per fare le faccine, i disegnini e le cose varie, quindi sono molto comode, penso siano più facili da fare. Quindi abbiamo anche comprato i coltelli che dobbiamo lasciare qua, giustamente, perché in aereo non si possono portare, e abbiamo i cucchiai, quindi adesso abbiamo tutto. Troviamoci un posto, ognuno si trova un posto e iniziamo a disegnare. Bene, quindi lei ha trovato la posizione lì. Ottimo, un tavolino è fatto, adesso devo trovare la mia e la tua. Che zucca vuoi? Questa. Quindi io quella di SpongeBob mi becco. E troviamo il posto in cui... Mi sa che andiamo di là noi, quindi buona fortuna. Facci sapere come va e niente, a dopo. Sì, no, non ci facciamo male. Cheat. Ok, quindi unboxing della zucca. Basta strappare qua. Cioè, abbiamo una bella zucchetta, avete visto che zucca, niente, è piccolina ma carina. È giusta, è proprio giusta per non essere troppo impegnativa. Togliamo anche lo sticker ed eccola qua. Allora, ragazzi, quello che voglio fare io, beh, ovviamente adesso devo intagliare e togliere tutto il centro, le solite cose da zucca. Però quello che voglio fare io, dato che me lo devo regalare da solo, è il MacBook Pro 2021, perché ho bisogno di quel computer, dato che il mio è del 2016 e va proprio lentissimo, non riesco ad editare i video correttamente. Quindi, dato che è appena uscito il nuovo Mac ed è una cosa che voglio tantissimo, mi disegnerò quello, ecco, quindi... Sì, comunque questo è il motivo per cui devo comprare un nuovo Mac. E non è l'unico, neanche il tasto B e il tasto X funzionano, quindi... Sì, ecco, forse è arrivata l'ora. Ok. So che disegnarselo da solo è un po' stupido, però devo farlo. Allora, io non so, io non ho mai fatto una cosa del genere, ci avevo provato un anno fa e non ci sono riuscito, quindi sarà molto dura per me. Comunque, oddio, pensavo fosse più facile fare una cosa rotonda, ma meno male che queste zucche sono fatte apposta per essere intagliate. Ok. Ecco fatto, perfetto. Bene, guardate qua che bello. Ok, quindi iniziamo a togliere un po' lo schifo che c'è dentro, perché effettivamente dobbiamo toglierlo per fare un disegno fatto bene e per fare una zucca fatta bene, che poi questa non verrà usata per accenderla probabilmente, perché appunto dobbiamo togliere tutti i semini. Qua ci sono i filamenti, i filetti, che sono la cosa più difficile di tutte da togliere. Mi sa che devo farlo col coltello. Ok, dai, ok, credo che il mio vada bene, al massimo lo sistemo dopo. Devo prendere un attimo un'idea dal telefono, perché non ho ben presente come fare. Sì, è facilissimo da fare un Mac, però insomma, in ogni caso, che lo stavo aspettando, ragazzi, quel laptop da gennaio, dicembre dell'anno scorso, e dicevo dai che tanto uscirà, e non è mai uscito. Adesso finalmente è uscito, quindi adesso me lo disegno qui. Boh, comunque il Mac è quello con il notch. Allora, fatemelo disegnare bello grande così si capisce. Ok, sarà difficile intagliare il notch, ma va bene. Che poi io vorrei che non si vedesse il nero del pennarello, quindi lo devo fare leggermente più grande di come l'ho fatto qui. Il coltello più economico che siamo riusciti a trovare, perché lo dobbiamo lasciare qui, ma... Oh no, ho sbagliato. Mi sono dimenticato di fare il notch. Perfetto, guardate, è venuto via giusto lo schermo perfetto. Quindi adesso abbiamo lo schermo del nostro Mac. Ok, allora taglio un pelino più su ancora lo schermo, così posso fare il notch. Ok, se il notch è storto non importa. Almeno così si riconosce il Mac giusto dal Mac sbagliato. Ecco qui.
Oddio, è venuto davvero, non ci credo. Poco poco sì, guarda. Con il notch in 3D, bellissimo. Bene, adesso devo intagliare la tastiera, quindi va messo un po' di lato. Fatemi rivedere la foto perché va messo in prospettiva. E poi va dritto, 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 dritto. Ok, guardate, ho preso come... Ah, non so se si riesce a vedere bene perché è solamente un contorno bianco, ma ho preso ispirazione da questa foto qui e quindi adesso sta venendo abbastanza simile. E insomma, mi sa che l'ho rovinata. Porca miseria, mi sono impegnato così tanto e poi vederla rovinata non è il massimo. Diciamo che è già tanto se riusciamo a riconoscere, cioè tipo se gli altri riescono a riconoscere che cos'è l'oggetto che ho disegnato e viceversa, se io riesco a capire che cosa hanno disegnato loro. Gli manca un pezzettino, ma è completo praticamente. Ho fatto gli intagli qui per far capire che è un bordo, poi questo è il trackpad, questa è la tastiera e questo ovviamente è lo schermo con il noccettino. Cosa posso aggiungere per farlo più realistico? Dall'altra parte della zucca posso aggiungere un logo della Apple, no? Giusto? E non è un computer normale. È un po' difficile perché le zucche sono fatte tipo a onda. Ai 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 ai, no 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 no. Quasi. Sì! Anche se facendo così ho rotto tutto il lato interno. Che brutto. Ok. La mia è finita. Adesso devo dare una pulita qua al tavolino e ho finito. Sì, anche a me da tutti i pelucchi, ma è l'asciugamano che dà i pelucchi. Ho già paura per quello che saranno le vostre zucche, la tua zucca. Beh, tiro a indovinare. Un mazzo di rose. È un anello. Un profumo. No. Tu invece un obiettivo della telecamera? La nuova Sony Mark 4, la DJI Cine 4, come si chiama quella lì? Ok, va bene. Allora, ragazzi, io, che sono molto timidi, quindi non si vogliono far vedere troppo, ho disegnato da due parti diverse. Questa, vediamo se riuscite a capire che cos'è. È un Mac. Questo è il logo della Apple. Se non si riusciva a capire che cos'è. Sì, ma ridi dietro le quinte o vuoi venire qua a ridere? Ah, ho perso un pezzo, sì, in effetti. Beh, lo buttiamo dentro, tanto è già schifoso dentro. Quindi questo è il Mac con il notch. Come vedi c'è anche il notch. E niente, vedi il trackpad, la tastiera e i contorni. Questo è il logo della Apple. Un po' storto, però. Quindi dobbiamo andare a comprare un Mac. All'Apple Store purtroppo non ce l'hanno e qua essendo a Dubai ce l'hanno, ne hanno alcuni disponibili perché ero già andato a vedere se devo essere totalmente onesto con voi e hanno solo quello con la tastiera araba, quindi con tutti, quindi non devo aspettare o lo prendo online adesso e cosa che farò e quando in Italia mi arriverà, in Italia mi arriverà. Vediamo che cosa hai Allora, sono finita. Ho disegnato. fatto la stessa cosa più volte. Ah, tutto Ma attorno, no, tipo? ho fatto tutto attorno, ma se no era troppo vuota. Solo una è importante. Solo una è importante, quindi quale, però me la devi indicare qual è No, quella tanto giusta. sono tutte uguali, quindi Ah, ok. devo... Vado? Va bene, Vado. vai. Quindi sopra hai disegnato anche il book per fare il taglio. Non serviva che disegnassi il taglio lo puoi fare normale. Ah, vabbè, sto Io zitto. volevo Sì, disegnarlo, ok? va Cioè, è bene. tutto perfetto. Ok. Ma sono delle stelle! Che cosa ci faccio io con delle stelle? Come faccio a regalarti delle stelle? Ecco, come? Prendo lo shuttle e vado su un sole, poi lo prendo e dico questo è di Veronica, lo trascino fino alla Terra? Che belle comunque che le... Cosa faccio? Come faccio? È una cosa astratta praticamente. Come faccio? Vabbè, mi inventerò qualcosa, dai. Una stella, vabbè, ti prendo una stella di cartone, tipo, sai, quelle sbrilluccicose che trovi ai supermercati. La punta di un albero di Natale, non so. Mi metto in testa poi, in giro così.
Adesso tocca a Matteo, che è dietro la telecamera da sistemare le cose. Devo aprirlo io? Sì, lo devo aprire io. Stella, non ci ho proprio preso. Allora, sì, un obiettivo. Tu cosa dici? Una telecamera? Cos'altro piace a Matteo? Una Mustang? Un Urus, non ci credo, ma che cavolo! Dei gusti che... Hai dei gusti proprio bellissimi, insomma, molto, molto costosi, devo ammettere. Ok, un Urus. Oddio, bellissimo. Ok, e quindi volete le stelle. Tu vuoi una stella, vuoi un Urus, e quindi sì, mi devo mettere sotto adesso, cercare il modo di contentare tutti. Sì. Ah sì, si possono comprare le stelle? Sì. Ah, ok. Va bene. La stella bella grossa. Ah, la più grossa, ok, la stella polare, sì. Sembrava che io fossi andato fuori budget. Sì, sembrava fuori budget. Una stella, fisicamente una stella. Ok, possiamo fare così, perfetto. Sì. Perché la stella è blu, quindi non è un cuore blu. Stella blu. Guarda qui. Adesso andiamo a vedere che cosa dice. Sono io. Posso entrare? La stella Veronica. Wow. E queste sono le coordinate. Ma che bello. E questo ti arriverà a casa col certificato che sei una stella. Wow. Però, ecco. Non arriverà prima della prossima settimana. Grazie. Prego. Ok ragazzi, ho dovuto prendere una Urus all'ultimissimo secondo, ovviamente noleggiandola perché non posso comprarla, ovviamente, quindi per quanto sia un regalo sarà un bellissimo regalo, perché naturalmente potrà così testare questa macchina che probabilmente voleva testare da tanto tempo, perché ne ha viste tantissime durante questo viaggio e gli sono piaciute. Quindi adesso ragazzi mi trovo al rental car, sono riuscito ad arrangiarmi in un'ora, ero già qui, e adesso entriamo, vediamo di prendere la macchina. Benissimo ragazzi, sono riuscito a prenderla all'ultimo secondo, adesso me la consegna qua fuori e poi vediamo la reazione di Matteo, appunto il videomaker di Veronica, che sì, ormai l'hanno disegnata, quindi sapevano che qualcosa sarebbe dovuto succedere. Però ce l'abbiamo per un giorno, quindi per 24 ore possiamo usare l'Urus, e ovviamente la può provare anche lui, quindi quello che voleva nella zucca, insomma. Non credo sia quella, dobbiamo aspettare, credo che esca fuori da un garage. No, davvero?